a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi abbiamo veramente delle cose interessantissime da dire su Fortnite. Allora voglio fare subito una premessa, ragazzi, per tutti quelli che non hanno guardato ma hanno fatto finta di vedere il mio video. Ragazzi, la School Trooper e la Gold Trooper non è stata ufficializzata ancora l'uscita, quindi non sappiamo con precisione quando ritorneranno nello shop. Avevamo fatto un video una settimana circa fa dove si pensava che la data di uscita fosse oggi, no, ieri, venerdì 13. In realtà l'immagine, come un po' tutti sospettavamo, non era purtroppo veritiera. Quindi l'unica cosa che noi ci possiamo augurare è che queste due skin meravigliose, tra parentesi, ritornino nel giorno in cui sono state proposte, ovvero sia ad Halloween. Quindi ragazzi, per il momento non ci sono news ufficiali. Non è, ragazzi, invece la stessa cosa per un'altra skin che tanti tanti di noi non hanno e che vorrebbero, che è la skin dell'omino Pan di Zenzero. Non so se ce l'avete presente, quello che ha tutto il vestito completamente come se fosse l'uomo focaccina, in poche parole. Questa skin, ragazzi, che tanti giocatori stanno chiedendo, in realtà è stata vista, diciamo, in un paio di immagini abbastanza particolari di Fortnite, e questo, ragazzi, ci fa pensare che in questa season, nella season 5, ci possa essere un grande ritorno anche da parte dell'omino Pan di Zenzero. Ma nulla ci lascia togliere il pensiero che, ritornando appunto una vecchia skin della season 1, possano tornare anche altre vecchie skin. Voglio farvi vedere, ragazzi, questa immagine interessantissima. Eccola qua, ragazzi. Questa è l'immagine che abbiamo visto ieri su Twitter di Fortnite, sulla pagina Twitter di Fortnite, che mostrava le due nuove skin. Se però noi facciamo attenzione, ragazzi, guardate un pochettino bene in questa immagine cosa c'è di particolare. Avete visto? Guarda un po'. Guarda un po'. Sopra il negozio c'è l'omino Pan di Zenzero, che è lì che controlla, è lì che sta guardando un po' la situazione, e non ha molto senso avere messo lì un omino Pan di Zenzero, se ci pensate, per quello che riguarda l'immagine in sé. Cioè, che senso ha aver lì un omino Pan di Zenzero se l'immagine c'entra completamente con due nuove skin? Potrebbe davvero essere un input per un grande ritorno. E se ci pensiamo bene, ragazzi, non è questa l'unica immagine dove Epic Games ci mostra l'omino così infilato dentro nei wallpaper. Guardate un po' questo, ragazzi. Questa ve la ricordate? È l'immagine uscita per il Triceratopo, quando hanno fatto uscire la skin Triceratopo femminile. Ci sono tanti personaggi che stanno ballando intorno al Triceratopo. C'è il Rex, c'è l'orsacchiotto, due conigli e il signore della ruggine. Ma se noi guardiamo, ragazzi, e andiamo di nuovo a zoomare, guarda, guardalo qua, c'è un omino Pan di Zenzero anche qui, che sempre con faccia molto molto arrabbiata sta guardando la situa. Questo, ragazzi, potrebbe essere che forse nella season 4 in pochissimi hanno dato peso a un possibile ritorno di skin vecchie, anche se Epic Games in qualche modo ci aveva già fatto vedere che sarebbe potuta ritornare qualche skin, mentre nella season 5, soprattutto nel termine della season 4, quando c'è stato l'enorme quantitativo di player che ha richiesto a gran voce il Cavaliere Rosso e che sono stati accontentati, così potrebbe anche essere per il nostro
pan di zenzero. Tra l'altro, ragazzi, se noi andiamo sulla pagina Twitter di Nick Chester, chi è Nick Chester? Nick Chester è uno dei capoccia principali di Epic Games. Se noi scorriamo, ragazzi, nella pagina Twitter di Nick Chester e andiamo a un post di ieri, guarda un po', prot, lui pubblica l'immagine zoomata del pan di zenzero, dove dice: "Hey". Quindi, se l'ha postata anche Nick, ragazzi, che appunto dovrebbe essere quello che gestisce il team di Epic Games, se non ricordo male, secondo me, visto che l'ha voluta proprio rendere pubblica, lui ha una cosa come 33.000 follower e ha 81.000 tweet quasi, probabilmente, ragazzi, non l'ha voluto fare involontariamente, ha voluto proprio che i giocatori di Fortnite si accorgessero e sperassero in un possibile rientro dell'omino Pan di Zenzero. Credo che adesso stia a noi far vedere a Epic Games che lo vogliamo. Beh, ragazzi, prima di chiudere il video, volevo anche parlarvi di un'altra cosa molto molto interessante, che è le nuove sfide, ragazzi, della Season 2, che sono state trapelate con tanto di mappa, ragazzi. Volevo dirvene un paio, ragazzi. Come sapete, la stella segreta della Season 1 si trova all'ombrello, quindi se non l'avete ancora presa, andatela a prendere. Bellissimo che ci stanno ridando i wallpaper. Guardalo là, l'uomo focaccina. Guardalo là. Andiamo a vedere le sfide della, c'ho qua un rinoceronte nell'occhio, della settimana 2. Sfida da 5: provoca danno con fucili d'assalto su un totale di 1000 punti danno. Quindi molto semplice, con tutti gli AR, con i Thompson, con gli ACOG, basta che provochiamo danno e al raggiungimento di 1000 punti ci prendiamo 5 stelline. Sfida numero 2: cerca 7 cassette di munizioni in una singola partita, una delle sfide che avevamo già visto nelle scorse stagioni, soprattutto nella chiusura delle ultime stagioni di Fortnite. Il mio consiglio è quello di andare a spiagge snob, perché lì ce ne sono davvero tantissime di casse di munizioni, in modo da togliervi subito subito la seconda missione. Missione numero 3: cerca forzieri in sponde del saccheggio. E già avevamo affrontato nella week 6 della season 4 questa sfida ed era un delirio. Il mio consiglio, ragazzi, è andare ripetutamente durante le partite nella casa che rimane nella parte più esterna del lago, quella che poi darebbe all'ex Acri Anarchici. Lì c'è sempre una casa, cioè sia quella col garage, ma sia quella più piccola, che possono contenere dei chest veramente utilissimi per noi. Sfida numero 4, ragazzi, sempre da 5 stelline, segna dei canestri. Giustamente ci fanno utilizzare il nuovo giocattolo, quindi con la palla da basket andiamo a fare 5 centri e prenderemo 5 stelline. Sfida numero 5, ragazzi, da 10 stelline, cerca la mappa del tesoro trovata a... No, ostia, ho perso la mappa del tesoro, ma ce l'avevo. Un momento. Abbiamo la foto della mappa del tesoro, ragazzi, non so perché non me la faccia vedere, ve la faccio vedere io. Eccola qua, ragazzi. Questa è la mappa del tesoro che è stata scoperta nei file di gioco della seconda settimana nella season 5. Per chi non l'avesse capito, lì si sta riprendendo la casetta, quella che c'è nella montagnola, nella collinetta, pochino più indietro da Lande Letali. Lo riconosciamo perché c'è quella specie di pontile che è quello lì. Ho finito lo spazio. Quel pontile lì, ragazzi, è quello che dà praticamente Lande Letali, rimane, cioè verso di me, in poche parole, più verso di qua rimane Lande Letali, e lì c'è il chest, quindi lo riconosciamo benissimo. Dove c'è segnata la X dovrebbe essere lo spiazzo dove c'è la macchina. Quindi questa, ragazzi, è già la sfida della chest della settimana 2. Andiamo avanti, ragazzi, con le ultime due sfide. Elimina nemici in Paradise Palmas, che è una delle nuove location che sono state inserite, che troviamo dove c'è il deserto. E per chiudere, ragazzi, eliminazioni con fucili da cecchino. Due eliminazioni per le ultime 10 stelline.
Beh, ragazzi, direi che abbiamo detto veramente tantissimo. Mega like per chi adora l'omino pan di zenzero. Io mi metto like da solo perché a me piace tantissimo. Mi raccomando, ragazzi, super pollicione per questo video. Iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo pomeriggio in live, in real, al centro a Broni, all'Euronics di Broni, in provincia di Pavia, dalle 14.30 alle 18.30. E poi siamo già in live. Ciao!